Per un istituto comprensivo è un progetto un po' ambizioso quello di dedicare un'intera settimana ai diversi aspetti della legalità. Noi abbiamo voluto, diciamo, raccogliere questa sfida e speriamo alla fine della settimana di poterci riuscire, perché l'ultimo giorno inaugureremo degli spazi che abbiamo ristrutturato in seguito ad un finanziamento FESR e chiaramente avremo nostro ospite l'onorevole Musumeci, che è il presidente della Commissione Antimafia, ma tante altre autorità per chiudere, speriamo in bellezza, ma per fare delle riflessioni profonde su questa settimana, se è stato proficua o meno. Oggi chiaramente è la giornata della legalità per tutta l'Italia. Noi proprio oggi abbiamo voluto curare un aspetto particolare della legalità, quello che riguarda la tutela dell'ambiente. Non è tanto quello di settorializzare comunque all'ambiente, ad un aspetto della vita, la legalità. Il rispetto della legalità è un concetto a 360 gradi più ampio e che riguarda ogni comportamento, ogni aspetto della vita sociale e dei rapporti interpersonali. Allora a quel punto, se questo diventa introiettato dentro e diventa modo di concepire la società e la vita, allora anche l'ambiente ne avrà dei benefici. Se invece lo consideriamo l'unico aspetto, rischiamo poi di fare danni allo stesso ambiente. L'educazione alla legalità, comincia dal rispetto per l'ambiente. Sì, oggi è una giornata particolare, visto anche quello che è accaduto in questi giorni al presidente del Parco dei Nebrodi, che ha subito un attentato. E siccome il Biviera ha storie simili, non di attentati ma di minacce e altro, e allora oggi abbiamo voluto raccontare la storia che c'è prima di arrivare al Biviera, e quindi la storia attraverso un racconto dei personaggi di tutte, diciamo, le vicissitudini per arrivare alla riserva e a poter restituire ai cittadini questo bene ambientale importante, che ovviamente ha fatto un percorso sulla legalità. Quali sono i motivi, secondo lei, che possono indurre addirittura a minacciare un soggetto che si occupa di un parco naturale? Semplice, le consuetudini, cioè se in un territorio abbandonato nessuno fa rispettare le regole, quando arriva qualcuno che vuole farle rispettare, è ovvio che a quel punto spesso viene minacciato. E lei invece che cosa ha deciso di fare? Io ho deciso di andare avanti, perché se oggi c'è la riserva è perché ho deciso di andare avanti. Negli anni, diciamo inizio anni 2000, 98-2000, è stato difficile. C'è stata anche la direzione investigativa antimafia che è intervenuta, la segreteria del Ministero degli Interni, quindi dopo tutta una serie di vicissitudini non ci siamo fermati, siamo andati avanti e grazie a questo poi abbiamo fatto le opere, gli interventi, abbiamo preso possesso di un territorio che era in possesso ad altre, era in possesso alla criminalità, ecco. E quindi le cose possono cambiare. Il Biviera è questo, cioè è una realtà che dimostra che anche nei luoghi impossibili si può cambiare.